faccia boffa nei caffè. Oggi è venuto a prendere un caffè da noi un grande applauso a Stefano Masciarelli. Eccolo. Salve. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grande Stefano. Bello rivederci. Bello, salve. Bello, accomodati. Salve. Buongiorno. Accomodati. Allora. Salve, salvo, salve, salvo. Ciao, hai iniziato Anna. A fare le imitazioni da bambino, Stefano, ma... Ma a scuola. È a scuola. Per divertimento, però lasciami dire al grande Micheluzzo, auguri ancora per te, grazie, caro. 80 anni con tutti quei capelli. 80 anni. Grazie, grazie. C'hai i capelli che sbattono sul soffitto, beato come te. Come si fa? Senti, imitazioni da bambino, sì. Ma il primo vero pubblico lo hai trovato in una caserma. Davanti sì. A chi eri in quelle foto? No, allora c'era un grandissimo jazzista sì. Massimo Urbani, che poi purtroppo poco dopo scomparve, e mi chiese di dargli una mano, perché lui andava in giro in tutto il mondo a fare concerti. Sì. Dice, io faccio un mese di car e poi me ne vado, perché ho tutti i concerti in giro per il mondo, aiutami a fare qualcosa. Ma io sapevo fare una, che cosa posso fare? C'è una cosa, doc, per te, insomma, la poesia del soldato, e davanti ai... i militari, insomma, recita, entrai in dimostrazione con questa poesia. Senti, anche se il tuo primo vero lavoro aveva poco a che fare col mondo dello spettacolo, sì. Perché so che eri un collega di 007, vero? Non è però il mio primo lavoro, caro Salvo. Il mio primo lavoro, lo so che vi farà ridere, è stato modello per capelli. Dai 16... No, dai, te lo giuro, sui miei, dai 16 ai 18 anni e mezzo. Modello per capelli. E poi... Notando gli spazi mi dissero lascia perdere che è meglio. Sì, 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 modello per capelli. Modello per capelli, che avevo un parrucchiere sotto casa che faceva parte di una nota scuola di taglio e mi diceva come li metto stanno. Ormai bisogna dire stavano. Senti, l'investigatore quando l'hai iniziato? L'investigatore perché avevo fatto un periodo di bagnino di salvataggio, sì. Al CRAL del Ministero di Grazia e Giustizia, eh? Che ancora esiste naturalmente, e lì venni affiancato da una persona e mi disse fai un corso. Io ero diplomato in elettronica, quindi no, sì. Non riuscivo a trovare lavoro, no? Come tra l'altro la maggior parte dei giovani oggi. E allora mi sono ingegnato, ho detto ok, tu cerca di fare un anno, poi pian pianino ti faccio fare dei concorsi interni e ti faccio fare un ruolo da dirigente. Invece poi il tutto no, è andato malissimo, perché ho continuato per 10 anni a fare quel lavoro, l'investigatore, ma devo dire a me non piaceva molto. Non ti piaceva? No. E infatti la carriera di investigatore... Tuoi, io mi facevo gli affari degli altri, a me non piace molto. Non piace. La tua carriera di investigatore è finita quando sei andato a fare un provino da imitatore. E c'è un personaggio che ti ha cambiato la vita, chi è stato? Sì, diciamo che è il grande Agnelli, ma perché? Perché Enzo Biaggi, durante un'intervista, io memorizzai questa frase. Enzo Biaggi cercò di mettere i bastoni tra le ruote al grande Gianni Agnelli, perché era stato appena arrestato Buscetta, che si era primo pentito, no, della storia. Allora Biaggi disse all'avvocato Agnelli, ma lo sa che Buscetta è un acceso tifoso della Juventus? Allora... Lui subito, perché ovviamente non si erano messi d'accordo, mi ricordo la rispose, veda, se lei avrà modo di rincontrare Buscetta, le dica da parte mia che l'essere tifoso della Juventus è l'unica cosa della quale non avrà mai da pentirsi. E allora io lì ho detto lo voglio, è troppo forte, intelligenza sovrannaturale. E da lì è iniziato. E da lì ho iniziato vincendo un provino per, tra l'altro, la concorrenza per Canale 5. Io ho iniziato con Canale 5 con delle voci fuori campo. Ah, ecco. Facevo Pertini e Agnelli. E invece io ti voglio far vedere una delle tue prime apparizioni in TV, qui a Rai. Era Avanzi, vediamolo. Cosa avete regalato voi operai all'avvocato? Abbiamo regalato l'orgoglio della fabbrica, la Panda elettrica extra lusso. Sarà stato felicissimo, una sorpresa, felice. È rimasto folgorato. Veda, abbiamo ancora un piccolo problema all'accensione. Ma poi, prima o poi, lo metteremo a posto, capisce, in fabbrica. Serena Dandini ti ha lanciato in TV. Cosa ricordi di quel periodo, Stefano? Ma ricordo di quel periodo, appunto, un provino fatto per caso, sì. Perché la mia vita nasce, è tutto casuale. Io ho accompagnato il mio agente... a consegnare una cassetta
era di Cinzia Leone la cassetta. Sì. Io ho solo accompagnato, ero lì seduto come stiamo io e te. E allora la regista mi disse: ma chi è sto ragazzo? E sto ragazzo, e che fa? Niente, guarda, ci servirebbe un operaio. E io lì mi sono buttato e ho detto: ma perché non facciamo l'operaio della Fiat? Dice: fammi sentire. Ho detto due sciocchezze e mi presero casualmente, presso, cioè non c'entravo nulla. Presso subito. Da sì. Serena Dandini a Mara Venier, tante le edizioni di Stefano di Domenica In. Vediamo. E una l'abbiamo fatta anche io e te. Andiamo. Dalla famiglia di Domenica In alla tua, hai tre bellissimi ragazzi, figli. Cosa fanno? Uno, Simone ad Amsterdam, un dirigente di una multinazionale. Mamma. La femmina è Veronica, è a Lugano, in una, tutti in un fuori. Lavoro, sì, tutti fuori. E l'ultima ha 15 anni e spero che rimanga ancora un po', perché altrimenti, certo, capisci, devo fare dei viaggi internazionali per andarli a trovare. Sei un bravo nonno, cioè, è vero? E poi Simone mi ha dato questa meravigliosa Adele. Peccato che sia ad Amsterdam, però tu mi insegni che, certo, oggi con un volo no, ormai si può andare con due ore. Con due ore arrivi. Sì. Sei attore, imitatore, doppiatore e anche ballerino. Contemporaneo. Contemporaneo, vediamo Ballando con le Stelle. L'unico frutto eri bravo, sei arrivato comunque quinto. Ma già è tanto che non mi è uscita l'ernia, capisci? Perché lì erano tutte prese. Ma hai continuato a ballare dopo? Ho continuato a ballare con i musical. Ah. Perché poi da lì abbiamo fatto 5 anni della febbre del sabato sera, andando in giro in tutta Italia, poi altri musical. Quindi sì, ho continuato ballando con il musical. Con il musical. Come... Vediamo un'altra apparizione in TV di Stefano Masciarelli. Stasera Tutto è possibile, 2015. Mentre tu ti stai sedendo sulla tovaglia, pronto per gustarti ciò che la mogliettina ti ha preparato, entro in dieta. Sì, no, siediti, guarda la mogliettina, guarda. Dov'è, guarda, raggiungi tua moglie. Ma sei pazza. Raggiungi tua moglie. Amore, amore, amore. Ma non adesso, prima mangi, piano. Tesoro, amore, tesoro. Beh, tosta lì, sì, con il piano inclinato. Bisogna essere degli alpini per fare questo. Va bene, teatro? Ancora, sì, ancora. Sì, siamo in tour, sono in tour estivo con due robe gagliarde, una su Ennio Morricone e un'altra Stavamo meglio quando stavamo peggio. Sono spettacoli interattivi. Belli, andate a vedere Stefano Masciarelli. Dal ne vivo, vale la pelle. Perché da... meglio che dal vivo che dal morto, ah, capito? Sì, meglio che dal vivo. Grazie Stefano. Grazie per averti visto. E noi...